Il voto sul caso Cosentino sancisce la rottura nella Lega. Vince Bossi che dopo una cena con Berlusconi aveva annunciato libertà di coscienza. La Lega vota almeno in parte nuovamente col PDL. Perde la linea Maroni che dopo la segreteria di lunedì aveva annunciato il sì all'arresto di tutto il gruppo. Maroni prova a minimizzare. A suo giudizio i leghisti contrari all'arresto sarebbero stati al massimo 15 su 56 votanti, non decisivi dunque per l'esito finale. Dopo il voto Bossi torna a marcare la sua distanza. Maroni scontento? Non piangeremo per questo. Lega mai stata forcaiola. Soddisfatto Berlusconi. Di grave errore politico parla invece il leader dell'UDC Casini. Secondo il segretario del PD Bersani, ora la Lega ha qualcosa da spiegare. I radicali votano contro l'arresto e si consuma il loro distacco dal centro-sinistra. Lapidario Di Pietro, così il Parlamento diventa un'associazione a delinquere. I nostri due membri della Giunta che hanno espresso la convinzione dal loro punto di vista che non esista fumus persecutionis nei confronti del parlamentare, quindi domani esprimeranno un voto favorevole in Giunta, favorevole alla richiesta di arresto. Le chiedo subito, è possibile che la Lega in aula cambi atteggiamento o che insomma scricchioli questa posizione tetragona insomma dimostrata già nella Giunta, Salvini? No, ma guardi, abbiamo tanti difetti, non quello dell'incoerenza. Si leggono gli atti, ci si convince o meno del fatto che la richiesta sia fondata e poi si prende una posizione e quella è per tutti. Prendiamo una decisione, quella è il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Quindi come abbiamo votato alla Giunta per le autorizzazioni, voteremo alla Camera. Onorevole Bossi, domani c'è il voto su Cosentino, come voteranno i leghisti? Penso che la Lega gli voterà contro. Contro l'arresto? No, non lo so, domani vediamo. Dalle carte non esce niente. Dalle carte non esce niente, non esce la colpevolezza. Ma guardi, abbiamo tanti difetti, non quello dell'incoerenza. Non vi è neppure un elemento che valutiamo a favore delle richieste di arresto, e cioè che non possiamo essere certi che da parte della Procura vi sia una volontà politica di persecuzione dell'onorevole Cosentino. Ma guardi, abbiamo tanti difetti, non quello dell'incoerenza. Tutti i colleghi hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Presenti votanti 607, maggioranza 304, favorevoli 298, contrari 309, la Camera respinge. La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione a eseguire la custodia cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cosentino. Ma guardi, abbiamo tanti difetti, non quello dell'incoerenza.